La necessità di perseguire tre strade principali. La prima è quella dell'utilizzo delle rinnovabili, sole, vento ed altro. Tra l'altro al sud abbiamo un giacimento energetico inesauribile nel sole e nel vento non sufficientemente utilizzato. Il secondo obiettivo è quello dell'efficienza energetica. Dobbiamo nelle nostre case, nelle nostre imprese, utilizzare dispositivi che utilizzano meno energia. Parlo delle lampade ad alta efficienza LED, parlo degli elettrodomestici di classe A che costano un po' di più all'inizio all'acquisto, ma negli anni di utilizzo compensano ampiamente questo prezzo maggiore. E poi il terzo obiettivo è quello della mobilità sostenibile ed elettrica. Promuovere la transizione energetica verso fonti di energia rinnovabile e rendere la mobilità sempre più sostenibile. Giunto alla sua 13ª edizione, EnergyMed, da oggi al 26 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli, è dedicata interamente alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per dare un contributo importante all'attuazione del PNRR. La spinta verso nuovi modelli produttivi all'insegna dell'economia circolare vede protagoniste imprese, professionisti e associazioni, sebbene gli eventi dell'ultimo mese in Europa abbiano messo a rischio il cammino tracciato. Quando ce ne parlavamo 2 mesi fa, si pensava ovviamente a quella che era uno dei grandi temi del PNRR, che è la transizione ecologica, quindi del cambiamento del profilo energetico dell'Europa, legato chiaramente ai temi del cambiamento climatico. Oggi questo tema è un tema che è ancora più importante per la sua dimensione geopolitica, perché nella logica di un'autonomia dell'Europa dal punto di vista energetico, il contributo che può venire dalle fonti rinnovabili è determinante. E Napoli è sempre stata avanti dal punto di vista tecnologico anche sui temi delle rinnovabili. Siamo su due padiglioni, 8.000 metri quadrati, 100 espositori, 25 convegni, 30 tra partner, ordini professionali, associazioni che hanno collaborato con noi per organizzare questo evento. Aspettiamo 15.000 visitatori da tutto il centro-sud e quindi un evento di successo che riparte dopo 2 anni di pandemia. Le esposizioni offrono una panoramica completa su tutti i comparti green, dalle energie rinnovabili alla home building automation, dalla mobilità elettrica all'efficientamento in campo edilizio e ancora riscaldamento, componentistica e smaltimento dei rifiuti. Stiamo proprio mettendo a punto, avviando questo progetto di integrazione delle funzioni della città, quindi utilizzando ovviamente un'integrazione anche digitale. Abbiamo cominciato con i trasporti, ma adesso ovviamente lavoreremo su tutti i vari settori, perché ci vuole un progetto di smart city che guarda anche alla dimensione metropolitana, perché è chiaro che la gran parte di una città come Napoli, ma questo vale anche per Roma o per Milano, il tema dei servizi non deve essere rivolto solamente ai cittadini residenti nella città, ma guardare a tutti coloro che la città la vivono ogni giorno, andandoci a lavorare, andandoci a studiare. Spesso queste sono persone che vengono dall'area metropolitana. Quindi noi adesso a breve impianteremo proprio un gruppo che lavorerà su questo grande progetto per, di integrazione sulla città, proprio per mettere insieme i vari progetti che stiamo sviluppando nei vari settori e avere quindi un piano di Smart City per Napoli.